Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Egidio e come potete vedere ci troviamo in Egidio Exotic Sword. Quest'oggi un nuovo video molto veloce, giusto perché devo spostare i miei due scorpioni, del deserto, i miei due scorpioni israeliani, gli Scorpio Maurus, la coppia che ho, in delle nuove teche, sostanzialmente teche che sono più adatte per le loro esigenze, teche che mi fanno risparmiare anche del tempo quando li devo far mangiare, teche che mi permetteranno anche di sistemarli in una posizione migliore, mi permetteranno di controllarli in maniera migliore e soprattutto da potergli garantire un'adeguata stampulazione. Come vedete qua dietro, come vi ho appena indicato, ho iniziato a sistemare un pochino i tappetini riscaldanti perché, come ben sapete, la mia camera, la stanza degli animali, era una stanza che permetteva agli animali di rimanere a un'adeguata temperatura durante l'estate, visto che comunque le temperature si sono alzate tantissimo e la mia stanza qua comunque le manteneva abbastanza alte, non c'avevo problemi di cali di temperatura, ma anzi forse il problema era proprio che aumentavano a dismisura, ma per fortuna sempre nei range che gli animali che ho qui permettevano. In questo caso però purtroppo sta arrivando l'inverno e a quanto pare si preannuncia un inverno davvero davvero freddo e scusate il rumore di sottofondo, ma tra criceti e pompe degli acquari è davvero un macello, quindi sostanzialmente perdonatemi. E come dicevo, l'inverno sarà abbastanza freddo e già lo inizio a sentire sulla mia pelle, sto diventando un tipo abbastanza freddoloso e quindi per prevenire appunto questo freddo imminente ho deciso di iniziare già ad attaccare i tappetini riscaldanti. Come vedete qua dietro c'è anche un piccolo termostato che mi dice quanto sta la temperatura attuale di questo tappetino, che sostanzialmente mi serve di più rispetto a tutti gli altri. Che poi c'è quello collegato del serpente, un altro libro che utilizzerò per un'altra specie di animale che ancora non so quale dovrò metterci, ma dovrò vedere per bene. Però intanto voglio utilizzare questo specialmente per gli scorpioni, specialmente per i Maurus e per i Pedersi, che generalmente stiamo lì intorno a quel ciclo di temperature. Ora passiamo subito al rehouse degli scorpioni e poi vi spiego alcune cose velocemente. Allora, ecco qua, qui è dove li avevo sostanzialmente prima, come potete vedere qui c'è la femmina e di qui c'è il maschio. Qui è dove saranno alloggiati i nuovi serpenti, sabbia adatta, un habitat un pochino più carino e i serpenti, scusate, gli scorpioni. Ora parliamo un attimo dello Scorpio Maurus. Lo Scorpio Maurus è uno scorpione che si trova principalmente nel nord dell'Africa e nel sud dell'Europa. È uno scorpione che può vivere sia in strato deserticolo, quindi sia deserticolo che comunque in, eccolo qua, questo è il maschietto, che comunque in luoghi di foresta, quindi anche in luoghi molto umidi, ma bisogna comunque organizzarsi riguardante le temperature, perché è uno scorpione che solitamente se sono presi, se provengono dal deserto, quindi se vengono mantenuti a una temperatura abbastanza alta, sono scorpioni che hanno un range di temperatura che parte, diciamo, dai 25 in su di gradi, quindi dentro casa è ottimale tenerla sui 23. Ma possono avere durante la notte picchi che scendono dai 15 ai 10 gradi, e in quel caso lo scorpione, specialmente diciamo nella zona fredda dell'anno, lo scorpione va ibernato, si iberna nelle sue profondità del suo riparo. Ecco. Cosa che si distingue principalmente dagli scorpioni, dagli Scorpio Maurus per il sesso, a parte le chele, che sopra c'è il classico dentino e gli organi a pettine che si trovano sotto, ma anche da parte della lucidità dello scorpione. Uno scorpione opaco e più piccolo è comunque uno scorpione maschio. In questo caso lui è maschio e lo so anche per il fattore del dente presente sulla chela. E dal fattore dell'organo a pettine, ma anche dalla colorazione. Come vedete, lei è una bella femmina, come potete vedere il corpo è anche un pochino più grande rispetto a quello del maschio,
il suo organo a pettine e il suo dentino è differente rispetto a quello del maschio. Altra cosa, lo Scorpio Maurus è comunque uno scorpione velenoso, ma fortunatamente il suo veleno non è così mortale. Ha un pizzico del pungiglione, delle chele molto doloroso, quindi vi sconsiglio di maneggiarlo. Sono comunque animali che possono avere un loro caratterino, che comunque è sempre meglio evitare di giocarci. Ora, vi sposterò la femmina e qui sposterò il maschio, semplicemente per il fatto che questo era il tronco che c'aveva lei prima, ho già preparato tutto e niente, poi li sistemerò insieme agli altri due Adramedros, impostando diciamo una temperatura intorno a 23-24 gradi e vediamo come va. Il fattore della deliberazione non glielo lascio fare, semplicemente per il fatto che qui temperature 10-15 gradi, averle sarebbe totalmente difficile per me, perché non arriverò mai ai 10-15 gradi dentro casa e quindi sostanzialmente dovrei metterle all'esterno, ma all'esterno andrebbero ancora molto di meno, quindi me li terrò così, non avranno il fattore di ibernazione, ma sto cercando di riprodurre il loro periodo di accoppiamento, perché è delineato da un periodo di secca susseguito da un periodo di piogge continue, e durante il periodo di piogge continue loro avranno il periodo dell'accoppiamento. Quindi il mio obiettivo è farli accoppiare. Prima di tutto il mio obiettivo è cercare di riuscirli a separare, cioè a spostarli, e poi di farli accoppiare. Ho già provato con loro due, ma l'unico problema è che finora sono stati incompatibili, per il semplice fatto che probabilmente non era periodo, perché ci stava l'attenzione da parte del maschio, c'era l'attenzione da parte della femmina, ma finiva sempre con una lotta tra i due. Quindi ora cerchiamo di prenderlo senza causargli troppi danni, magari con un bicchiere sarebbe meglio, però cerchiamo di prenderlo così, sempre se va a fuoco. Eccola, si è presa dal pungiglione, non gli succede nulla. Io direi che qui la sua abitazione è molto più carina rispetto a prima e può fare tutto ciò che gli pare. E poi spostiamo il maschietto che sta qui, bello, in attesa ad aspettarci. Guardate che carina che è lei. Avrò intenzione di prendere altri scorpioni, questo è poco ma sicuro, mi interessano un pochino di più delle tarantole, ma ho anche progetti in mente da far con delle tarantole, quindi non vi preoccupate, arriveranno anche progetti con tarantole e vi farò vedere tutto, anche perché sto lavorando a molti video che voi purtroppo ancora non avete visto, e spero di far uscire prima questo degli altri. Quindi spostiamo il maschietto. Come si dimena. Comunque hanno un caratterino, gli Scorpio Maurus hanno un caratterino molto più aggressivo rispetto agli scorpioni asiatici della foresta. Guardate che bel maschietto. Che devo dire, fanno un pasto al mese sostanzialmente, ma stanno veramente veramente bene. Guardate che belli che sono. Il maschio è sostanzialmente spettacolare. Eccolo qua. Quindi signori, ricapitolando, in questo video abbiamo spostato la mia coppia di Scorpio Maurus. A breve vi farò vedere come sistemerò anche loro, ma soprattutto vi farò vedere altri video riguardanti una specie di tarantola che mi è arrivata e che ho preso da poco. È una femmina matura, scusate, ho dovuto mettere un focus, e quello sarà uno dei miei progetti principali da compiere probabilmente entro la fine dell'anno barra inizio anno nuovo. Successivamente vi farò vedere altri nuovi video riguardanti la riproduzione dei pesci con le relative vasche che ho
in questo momento delle relative specie che sto cercando di riprodurre, che queste sono specie che riproduco per profit sostanzialmente. È una piccola entrata che mi permette di proseguire con il mio hobby e quindi mi va più che bene. E a breve ho intenzione di fare anche un altro acquisto riguardante alcuni artropodi, che però non vi voglio spoilerare nulla, anzi, vedete tutto a tempo debito. In più vi farò vedere altre cose che magari a qualcuno può dar fastidio, ma mentre ad altri invece sono animali abbastanza belli, come per me ad esempio, io li amo, sono spettacolari. Ma questo, tutto ciò a tempo debito. Beh, io spero che questo video vi sia piaciuto. Invito a lasciare un like, a scrivere un commento e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Il mio nome è sempre Giulio. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.